Buonasera a tutti e benvenuti a Narrative. Questa sera abbiamo fatto un piccolo cambio perché Franco Fracassi verrà intervistato anziché intervistare perché ha scritto un libro molto interessante che molto bene si adatta al concetto di narrative, che è Hitler 1945, i segreti, la fuga, i segreti, le bugie. Buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo dicendo che questo libro, già dal titolo si capisce che racconta una storia diversa da quella che è stata raccontata sulla fine di Hitler. Quindi c'è stata una narrazione condivisa per 70 anni da tutto il mondo sul fatto che Hitler si fosse suicidato. Invece non è andata così. Com'è andata? Non è andata così perché le prove emerse, sia le prove documentali che le prove forensi emerse negli ultimi anni, vanno in tutt'altra direzione. Insomma, semplicemente non, la storia che ci è stata raccontata non regge a un'analisi un po' più approfondita. Peraltro non avrebbe retto nemmeno a una normale analisi storica se non fossimo stati, diciamo, abbagliati dal concetto della necessità della storia ufficiale. Cioè, a quanto pare, una volta che una cosa viene accertata come verità storica, così è. E anche se questa verità storica è improbabile. Per ricostruire la storia vera della fine di Hitler, tu ti sei basato su quali fonti? Allora, prima sono entrato in possesso di circa 2000 pagine, peraltro scritte a mano, quindi non, perché all'epoca non è che diciamo fuori dal bunker si mettevano a scrivere con la macchina a scrivere o col computer, che manco esisteva. Circa 2000 pagine prodotte da, allora si chiamava NKVD, che è quello che poi diventò il KGB, cioè i servizi segreti sovietici. Perché sono importanti? Perché è importante ciò che dicevano i servizi segreti sovietici? Perché l'Armata Rossa è stata colei che ha conquistato Berlino, sono stati sovietici, quindi diciamo sono gli unici, non so se i più, ma probabilmente gli unici titolati a dire qualche cosa su questa vicenda, perché gli altri non c'erano semplicemente. In realtà non c'erano nemmeno i sovietici, perché Hitler si sarebbe suicidato prima del loro arrivo, anche se stavano a meno di 100 metri dal bunker quando la cosa è accaduta. Però loro arrivano lì due giorni dopo, trovano quello che poi sarebbe stato il corpo di Adolf Hitler, entrano nel bunker, arrestano tutti quanti presenti nel bunker, almeno in quel momento lì, fanno tutte le ricerche, le analisi forensi che permettevano, che erano permesse all'epoca, con la tecnologia dell'epoca, con le conoscenze forensi dell'epoca, e considerando che stavano sempre in campo di battaglia di una città completamente devastata dalle bombe, quindi bisogna tener conto anche di questo aspetto qui. E non è tutto, non solo queste, nel senso, mi hai chiesto dei documenti. Certo, quindi i documenti forniti, che poi, hai trovato. Dopodiché, visto che questa documentazione, autopsia compresa, dicono che quello non era Hitler, e che secondo loro Hitler non è morto nel bunker, a quel punto mi sono messo alla ricerca di qualcos'altro. E quel qualcos'altro è stato facile da trovare perché esistono una serie di documenti desecretati, non tutti. Gli Stati Uniti e il Regno Unito non hanno desecretato tutti i loro documenti, tant'è che recentemente hanno deciso di posticipare la pubblicizzazione di una serie di documenti che riguardano proprio quegli eventi lì. Non si capisce perché questa cosa, come se sono passati 76 anni, insomma, potrebbero anche farlo. Però una serie di documenti anni e anni fa, non direttamente, ma funziona così, che ne so, chiedono
qualcuno chiede che vengano desecretati i documenti X su un dato argomento. Nel desecretare quei documenti escono fuori un sacco di altri documenti che stavano insieme a questi, insomma, più o meno andava così. E quindi ho letto attentamente, ho studiato queste centinaia di pagine, in alcuni casi migliaia di pagine, di documenti dell'FBI, di quella che poi sarebbe diventata la CIA, all'epoca era OSS, i servizi militari statunitensi, poi la CIA, e poi documenti dell'MI6 britannico, che sono i servizi segreti del Regno Unito. E tutti quanti questi, almeno questi tre soggetti, curiosamente davano la caccia a Hitler. Allora, trovo, diciamo, quantomeno curioso che i servizi segreti sguinzaglino centinaia di persone in giro per il mondo per dare la caccia a uno che si è suicidato. Non ha senso una cosa del genere. E non è che davano la caccia a Hitler, nel senso, vediamo se nell'ipotesi non sia morto. No, l'hanno pure trovato, cioè hanno seguito le sue tracce, hanno trovato testimoni, hanno trovato tutto, hanno ricostruito il percorso che ha fatto per fuggire da Berlino e per finire dove poi è andato a finire. E quindi sono tutte pagine molto puntuali, molto dettagliate, piene di testimonianze, con più agenti che raccontano la stessa cosa in situazioni differenti. E quindi secondo te perché invece è stata avallata un'altra storia, pur sapendo che non era andata così? Allora, bisogna partire da un'idea che Churchill ha espresso benissimo nelle sue memorie. Lui ha detto: la guerra non è finita finché Hitler non è morto. È un po' come la guerra ad Al-Qaeda: finché Bin Laden non è morto, Al-Qaeda rappresentava un problema, l'ISIS rappresentava un problema fino a che c'era al-Baghdadi, e così via. Cioè, ci sono dei personaggi simbolo che rappresentano quella cosa lì. E quindi non puoi, insomma, nonostante la resa della Germania, in realtà non era, senza la morte di Hitler, nella testa delle persone la guerra non si sarebbe conclusa, perché sarebbe data la caccia al Führer. Quindi o la prigionia. Sì, la morte, la prigionia, cioè, comunque non poteva svanire nel nulla colui che aveva creato la Seconda Guerra Mondiale. E quindi Churchill, per accertarsi di questo, perché lui ha bisogno di questa prova, ordina a un ufficiale dei suoi servizi segreti militari, che si chiamava Ian Fleming, colui che ha inventato 007, ordina a Ian Fleming di portargli le prove della morte di Hitler, non di sapere che fine abbia fatto. Io ho bisogno della morte di Adolf Hitler. Questo era il mandato, quindi già il mandato di per sé è molto capzioso come cosa. Fleming si rivolge a un suo sottoposto, che era uno storico di Oxford, e gli chiede di fare queste ricerche. Lo chiede a uno storico, non lo chiede a un avvocato forense, a un poliziotto, che so io, cioè una persona che fa questo di mestiere. Allora, questo storico, che si chiama Trevor Rupert, si presenta a Berlino alcune settimane dopo. Allora, abbiamo detto com'era il casino che era a Berlino in quel periodo lì. Lui arriva alcune settimane dopo. Allora, già oggi, se qualcuno si presenta alcune settimane dopo nel luogo del delitto, ha difficoltà a trovare qualche cosa. Immaginate anche una stanza settica, insomma, molte prove non si trovano più, sicuramente non c'è il cadavere, più mancano tutta una serie di cose. Immaginatevi all'epoca, con la tecnologia dell'epoca, le conoscenze dell'epoca, il caos che era a Berlino, il fatto che quel terreno fuori dal bunker, e poi il bunker è stato calpestato da centinaia di persone, da soldati che avevano fatto irruzione, che avevano devastato gli interni, bombe che erano cadute, insomma, era impossibile trovare anche un solo straccio di prova di quello che era accaduto. E quindi che cosa fa? Cioè, lui arriva lì e non trova nulla, molto semplicemente. Quindi non c'è nessuna prova fisica che dimostri questa cosa.
la dimostrazione ce l'ha attraverso delle testimonianze. Lui individua tre persone, che sono i tre che l'hanno visto morto. E queste tre persone, il problema è che queste tre persone sono uno in mano agli americani e due in mano ai sovietici. I due in mano ai sovietici, lui non c'ha manco la possibilità di parlarci con questi, perché i sovietici glielo negano. Quindi lui raccoglie una testimonianza e altre due fa delle domande e dopo un po' gli arrivano le risposte, non si sa come, cioè non si sa se questi hanno effettivamente raccontato queste cose, se invece, come sono state estorte queste confessioni, sotto tortura o in una condizione normale, oppure se semplicemente i sovietici si sono inventati una storia e gliel'hanno mandata, perché non c'è riscontro in questo. Arrivano delle pagine dattiloscritte. Peraltro queste tre storie sono una diversa dall'altra, perché nessuno dei tre ha assistito al suicidio, cioè, anche da premettere questo, cioè, il suicidio è avvenuto dentro a una stanza del bunker che era chiusa. Peraltro la tecnologia di oggi ha dimostrato che loro non potevano aver sentito lo sparo, perché non si poteva sentire, non c'era la possibilità. Quindi non si capisce come abbiano fatto a ricostruire la sequenza degli spari, le cose, perché non hanno potuto sentire nulla. Cioè, ammesso che siano morti dentro quella stanza, sono entrati e hanno trovato due cadaveri. Come sono morti? Boh. Invece loro raccontano i dettagli di come sono andate le cose. Allora, uno dice che Hitler avrebbe avvelenato la moglie Eva Braun e poi sarebbe sparato. Un altro dice che avrebbe sparato alla moglie e poi sarebbe sparato. Un terzo che sarebbero avvelenati entrambi e poi sarebbero sparati a vicenda o qualcosa di simile. Quindi già c'è qualcosa che non va. Cioè, una storia che loro non hanno vissuto direttamente, che non potevano conoscere, raccontano tre versioni diverse. Tre persone che, peraltro, lui nemmeno sente, cioè che, di cui riceve dei dattiloscritti. Come alla fine, come prova finale, e cos'è che fanno? Hanno rintracciato, cioè un teschio, e hanno ricostruito l'apparato dentale di questa cosa. Allora loro rintracciano, questo un po' di tempo dopo, gli odontotecnici, coloro che avevano preparato i denti, insomma, le protesi, i ponti, eccetera, eccetera, di Hitler. Ovviamente devono conoscere, insomma, non è uno qualsiasi, insomma, sarebbero ricordati della cosa. Però loro, immaginate questi due personaggi, giovani, sotto arresto, sotto interrogatorio da parte di persone, per la propaganda tedesca erano i cattivi questi altri, quindi a cui non gli viene detto, gli viene chiesto di chi è questa dentatura, oppure gli viene chiesto ci descrivete la dentatura di Hitler? E poi viene messa a confronto le cose. Viene mostrata una cosa dicendo questa è la dentatura di Adolf Hitler che si è suicidato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, oggi se si facesse un processo, una prova del genere non verrebbe valutata, perché sarebbe chiaramente coercizione di testimone. Cioè che cosa potevano dire? No, immaginate la scena, cioè questi dicevano no, non è vero, avevano chissà paura di essere torturati, magari sono stati torturati, valla a capire, e loro hanno detto sì. E quindi questa, diciamo, è l'unica prova fisica, che in realtà è una testimonianza, che esiste. Punto. Allora, una storia del genere, come fa a reggere? Cioè, com'è possibile che sia stata presa come oro colato? Com'è possibile che gli storici non abbiano, prima di far passare una teoria storica, ci sono prove, controprove, vengono tra le fonti, insomma, è una cosa molto complessa, no? E viene passata al vaglio anche di altre persone, come avviene nelle pubblicazioni scientifiche, com'è possibile che si sia ignorato tutto quanto questo, che si sia avallato il nulla, la fuffa più totale? Potevo andare io a inventarmi una storia di Hitler che era volato su un asino, era la stessa cosa. Allora, la spiegazione è in quello che ha detto Churchill. Cioè, Churchill aveva bisogno di questo. Peraltro, nel vertice di Potsdam, che si è fatto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui si è decisa la guerra fredda, sostanzialmente, tra Churchill, Stalin e Truman, e
Stalin ha detto agli altri due, anzi c'era anche De Gaulle, Stalin ha detto agli altri tre, Hitler non è morto, noi non abbiamo trovato Hitler, cioè lui ha detto proprio chiaramente, e Zhukov, che è il capo delle forze armate sovietiche, ha detto esattamente la stessa cosa. Però, e questo noi lo desumiamo da queste pagine dei servizi. No, questo l'hanno proprio detto, si è scritto nei libri, si è scritto sia nel resoconti della conferenza di Potsdam, perché ci sono tutti i resoconti di quello che hanno detto, nei dati scritti, e Stalin a un certo lo dice, però viene ignorato da tutti quanti. Vabbè. E Zhukov invece tenne una specie di conferenza stampa in cui raccontò questa cosa, e anche questo totalmente ignorato. E, dopodiché, appunto, c'era bisogno, cioè la guerra era finita, la gente era stanca, bisognava ricostruire non un pianeta, ma mezzo pianeta, e sicuramente tutta quanta l'Europa, e quindi bisogna andare oltre. In più erano già tutti quanti proiettati alla guerra successiva, cioè la guerra fredda tra Unione Sovietica e Occidente, tra comunismo e capitalismo. E quindi bisogna proprio voltare pagina. E per farlo Hitler doveva essere morto. Nessuno ha fatto storie. Questa è l'unica spiegazione che può avere un senso rispetto a quel che è accaduto. Ecco, nel concertare la fuga, Hitler su chi ha fatto conto? È stata un'organizzazione imponente, perché immaginate, deve scappare una star, perché comunque Hitler era l'uomo più conosciuto del mondo, il cui volto era il più conosciuto del mondo e il più odiato del mondo, doveva scappare in mezzo ai nemici. E come fai a portare una persona del genere, a meno che non gli fai i vidineamenti o non gli metti un cappuccio in testa, cioè è complicato. Ma immaginate, adesso con tutte le due differenze, ma come se dovessimo prendere Messi e Ronaldo, no? E fargli attraversare l'Europa in macchina, con i rifornimenti di benzina, gli alberghi, le cose, e pretendere che nessuno li riconosca. Sarebbe una cosa assurda, insomma, no? Con tutti, non solo che nessuno li conosca, con tutti i paparazzi al seguito, perché ovviamente Hitler era ricercato, cioè c'erano tutti quanti alla ricerca dei gerarchi nazisti che erano scappati, quindi posti di blocco in continuazione, non era esattamente una cosa così. Quindi immaginate la fuga di Messi e Ronaldo verso tutta quanta Europa, con tutte le fermate dovute e con tutti i paparazzi del mondo che cercano di beccarli. È impossibile, a meno che non ti metti d'accordo con qualcuno. E quindi loro hanno, l'organizzazione imponente sarà questa, cioè fare lunghe trattative per aprire un corridoio, che poi alla fine non era solamente Hitler, e a parte Hitler aveva Braun e tutte le persone a lui vicine, ma c'erano tutti i gerarchi, non tutti, ma insomma buona parte dei gerarchi nazisti, e c'erano, insomma, questa via di fuga una volta aperta ha permesso di far scappare all'Europa milioni di nazisti e fascisti, non solo tedeschi, ma di tutta Europa, per farli sfuggire alla legge, ai processi. E farli arrivare in Sud America. Hitler sì, altri sono andati in altre direzioni, però devono sempre uscire dall'Europa. E quindi, se non avevano l'appoggio di una serie di soggetti, andando verso ovest, questi sicuramente i soggetti devono essere gli Stati Uniti d'America e anche il Regno Unito, che controllavano l'Europa sostanzialmente, e poi hanno avuto altre due entità che hanno avuto un grosso, un luogo di primo piano in questa fuga, sono il Vaticano da una parte e la Spagna di Franco dall'altra, perché il primo ha fornito salvocondotti e una rete di monasteri che garantivano un anonimato a queste persone, anche documenti falsi. Il secondo ha fornito un territorio libero in qualche modo,
perché la Spagna era un paese neutrale, quindi non c'era, nessuno poteva essere arrestato in Spagna senza il consenso degli spagnoli, e le basi per andare in Sud America, i porti. E quindi quali sono, chi si è speso per aiutare questa fuga, oltre al Vaticano e alla Spagna? Gli Stati Uniti e in maniera minore il Regno Unito. Nelle persone di, sotto forma di? Allora, perché parallelamente gli stessi servizi segreti lo cercano. Sì, no, in realtà per organizzare la fuga non lo cerca nessuno. No? Cioè, finché c'era la guerra, Hitler stava in Germania, anzi stava prima in Polonia, poi andava in Germania, quindi non è ricercato. E, no, certo. Però chi c'è una persona in particolare che ha avuto un ruolo decisivo, questa persona è il capo dei servizi di controspionaggio militare, cioè dell'OSS, in Europa, era quello che doveva aiutare i partigiani sostanzialmente. E il problema è che questa persona, che è la persona chiave per la fuga di Hitler, era un nazista, cioè era amico dei tedeschi, non dei tedeschi in generale, era amico dei nazisti e dei vertici dei nazisti, perché bisogna tornare un po' indietro di 20 anni. Nel 1925, finita la prima guerra mondiale, la Germania si stava riprendendo, e la Germania degli anni 20, specialmente la seconda metà degli anni 20, era probabilmente il luogo più ricco dal punto di vista culturale, di esplosione anche economica, finanziaria del mondo. E quindi ci sono degli industriali americani e dei banchieri americani che vedono nella Germania la strada per fare un sacco di soldi. Si rivolgono a due avvocati newyorkesi, due fratelli, e dicono: andate in Germania e trovatemi un politico a cui ci possiamo legare per fare fortuna. Quindi un politico non è ovviamente in questo momento il cancelliere, deve essere un politico. Noi ci leghiamo a questo politico, lo facciamo diventare cancelliere e facciamo i soldi, perché la Germania diventerà la locomotiva d'Europa un'altra volta. E loro vanno in Germania e, andando in Germania, conoscono Adolf Hitler, che era appena uscito di prigione perché era finito a causa di un fallito golpe, e vengono ammaliati da questo personaggio, un po' per il carisma che esercitava su tante persone e un po' perché anche questi due avevano, diciamo, qualche tendenza nazistoide senza saperlo. Era abbastanza frequente avere fascisti, diciamo, persone di estrema destra, insomma, con ideologie parafasciste o paranaziste negli anni 20, anni 30, in giro per il mondo, cioè in tutti i paesi. E quindi individuano in Hitler la persona giusta, dagli Stati Uniti incominciano ad arrivare una quantità di soldi impressionante che finanzia l'ascesa di Hitler al potere, e poi, una volta che Hitler è arrivato al potere, fanno i soldi veri, perché queste grandi multinazionali e queste grandi banche diciamo entrano in società con i loro corrispettivi tedeschi, e con la Germania, l'economia tedesca che volava, loro incassano tantissimi soldi e continuano a farlo durante la guerra. Cioè, durante la guerra sono nemici, le forze armate tedesche in parte vengono finanziate da questi personaggi, che è una sorta di un tradimento, alto tradimento, non sapevo neanche come definirlo, però è quello che è accaduto. Allora, colui che ha costruito questa rete era stato scelto per essere il capo del controspionaggio in Europa. Insomma, veramente una scelta bizzarra, però fatto sta che c'era lui. E quindi i vertici del Reich trovano subito una sponda in questo personaggio, che si chiama Allen Dulles, che e non è un personaggio qualsiasi, è quello che fonderà la CIA, è quello che ne diventerà il più potente direttore della storia. Quindi era un
personaggio che anche grazie a questa sua vicenda era diventato potentissimo, però era nazista. E quindi ben volentieri lui stesso scrive in tutti i modi, dice, io lo dico ai miei superiori a Washington, che il nostro nemico non è la Germania, è l'Unione Sovietica. E quindi lui aiuta molto volentieri i tedeschi nella fuga, perché poi ovviamente se ne servirà dopo la guerra. In funzione anticomunista. Esattamente. Ecco, questo... Questa migrazione di nazisti e paranazisti in Sud America, che cosa genera? Che impatto ha sulla storia poi del Sud America in particolare? Allora, ha un impatto fortissimo perché... che è un impatto che inizia ancora prima dell'arrivo, della fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi quando ancora insomma, i tedeschi stavano, i nazisti stavano a casa loro, e teoricamente il Sud America era un continente in parte anche fuori da tutti i giochi di quello che stava accadendo in Europa, insomma, anche se poi molti paesi sono entrati, hanno preso parte in qualche modo al conflitto. In particolare l'Argentina, che è il paese chiave di tutta quanta questa vicenda, era un paese che nel corso degli anni 20, anni 30 si è andato nazificando, nel vero senso della parola, perché c'erano in Argentina emigrati tantissimi tedeschi e austriaci alla fine della Prima Guerra Mondiale, che non avevano accettato il Trattato di Versailles e non avevano accettato la resa, erano ipernazionalisti, quindi già di quelle tendenze lì, diciamo, l'humus c'era. E i nazisti vedono in queste persone una possibile base per costruire una società, un altro Reich in Argentina. Cominciano ad arrivare tantissimi soldi dalla Germania e in Argentina si mette su proprio in maniera scientifica, cioè prima si mettono su centinaia di scuole tedesche, tutte scuole in cui ci si saluta con l'Heil Hitler e in cui si canta l'inno tedesco nazista e si leggono i libri di Goebbels, quindi proprio scuole nazificate. Queste scuole sono molto ricche, offrono un ottimo livello di istruzione, per cui i benestanti, la borghesia argentina, manda i propri figli nelle scuole tedesche. E che formano una classe di ricchi argentini nazificati. La Germania fornisce anche aiuti per le forze armate e alcuni ufficiali tedeschi fanno carriera dentro le forze armate argentine e anche le forze armate argentine incominciano a avere quel punto di vista lì. La Germania incomincia poi a finanziare personalmente tutti i leader politici, tanto prima o poi qualcuno prenderà il potere, poi c'è un colpo di Stato appresso all'altro, finanzia i colpi di Stato anche contro le stesse persone che aveva finanziato prima, insomma diventa invasiva oltre ogni limite e da un certo punto in poi tutti i presidenti che poi erano dittatori dell'Argentina sono tutti quanti stipendiati dai servizi segreti del Reich, tutti, dal primo all'ultimo, compreso Perón. Perón e la moglie Evita erano stipendiati, in caso specifico, dai servizi segreti gestiti da Bormann, che era il numero due del nazismo, erano uomini di Bormann. Perón viene mandato a studiare, come una sorta di master, studiare perché lui era un militare, in Italia e si innamora di Mussolini, cioè Mussolini diventa il suo idolo e dice che l'Argentina deve diventare fascista e così via. Lui era più fascista che nazista, cioè incontra anche Hitler, questo prima della guerra, però insomma era molto legato a Mussolini e all'idea del fascismo. Invece Evita però non è proprio nazista, tant'è vero che scrivono nei dispacci che si mandano all'ambasciata di Buenos Aires, scrivono proprio che lei è la persona giusta, quella che la Germania cercava, che stava, era alla presidenza, insomma, la moglie, la First Lady, quindi era perfetta in quel ruolo lì.
Quindi questa era l'Argentina prima della guerra e durante la guerra. Un paese trasformato, e la stessa cosa stanno cercando di fare anche agli altri paesi dell'America Latina. Non in maniera così massiccia, ma lo stanno facendo. Quindi quando finisce la guerra è il paradiso dei nazisti dell'Argentina, infatti accoglie tutti. E quindi secondo te c'è un filo che lega questo passaggio di questo trasbordo dei nazisti in Sud America e i vari regimi dittatoriali che si sono succeduti? Perché si incomincia a diffondere un tipo di governo di successo, una gestione della società di successo, perché i nazisti portano soldi, portano gestione del potere e portano un'ideologia che si incomincia a radicare in tutto il Sud America, non solamente in Argentina. Tant'è che loro finanziano anche altri colpi di Stato in Bolivia, in Paraguay, in altri paesi, questo prima della fine della guerra. E comunque dopo la guerra i loro uomini, cioè i vari gerarchi, i vari generali, ufficiali, anche dell'SS che approdano in America Latina, diventano poi elementi essenziali dei corpi di polizia di quei paesi, prendono il passaporto di quei paesi, fanno anche carriera politica, alcuni di questi diventano ministri di quei paesi. In Argentina il ministro dell'interno era un nazista tedesco, insomma... fanno proprio, colonizzano in qualche modo l'America Latina. Io una delle cose che mi sono chiesto, ma l'America Latina non era qualcosa appannaggio degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti l'hanno sempre visto come il giardino di casa propria, no? E come si concilia questa cosa? Perché effettivamente durante la guerra erano nemici. E gli Stati Uniti infatti cercano, Roosevelt si preoccupa per questo e vuole in qualche modo rompere il legame ombelicale che c'era tra, in particolare tra l'Argentina, che è il paese forte dell'America Latina, e la Germania. E allora manda un suo uomo per fare questo, cioè per costringere l'Argentina a dichiarare guerra alla Germania addirittura. Era il 1940, inizio del 1945, quindi eravamo già verso la fine della guerra, però voleva rompere questa cosa. E il problema è che sbaglia la persona. Come era stato mandato Allen Dulles, amico dei gerarchi nazisti in Europa, per contrastare i nazisti, manda Rockefeller in Argentina. Allora, la fondazione Rockefeller ha finanziato, diciamo dalla fine degli anni 20, ma ha continuato a finanziare anche durante la guerra, l'università in Germania che studiava l'eugenetica. E ha finanziato gli studi di eugenetica anche negli Stati Uniti. Gli studi prodotti dalla Fondazione Rockefeller sono quelli che hanno dato l'imprimato ideologico per l'Olocausto, affermando la superiorità della razza ariana. Sono studi finanziati dalla Fondazione Rockefeller. Uno dei personaggi che ha goduto di quei finanziamenti e che ha potuto, diciamo, crescere professionalmente, mettiamolo in questi termini, per quanto un po' bizzarro, è Josef Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, il medico che faceva ad Auschwitz gli esperimenti sugli gemelli. E lui è diventato quello che è diventato grazie anche ai finanziamenti della Fondazione Rockefeller. Quindi, cioè, immaginate, mandiamo quest'uomo, cioè colui che approva queste cose, che finanzia queste cose, in Argentina per convincere Perón a rompere con nazisti. È evidente che non lo fa, cioè in realtà lo fa. L'Argentina dichiara guerra poche settimane prima della fine della guerra, dichiara guerra alla Germania, per finta, non è stato sparato un colpo, però diciamo rompe le relazioni diplomatiche e dichiara guerra. Lo stesso Perón però spiegherà dopo, lo scrive nella sua biografia, dice, è stata una mossa geniale perché col fatto che noi abbiamo dichiarato guerra alla Germania, i tedeschi sapevano benissimo che era una finta, ci ha permesso di toglierci completamente l'attenzione da di noi. Quindi
la nostra flotta aerea e la nostra flotta navale si poteva muovere liberamente per l'Atlantico, e in questa maniera abbiamo potuto portare in Argentina centinaia di migliaia di persone senza che nessuno ci dicesse nulla, perché non erano diventati buoni, non erano più gli amici dei nazisti. Perfetto. Senti, come effetti di questa nazificazione del Sud America, tu citavi anche la nascita di Gladio. In che senso sono correlate? Allora, le trattative in corso per organizzare questa fuga sono fatte in parte in Svizzera e in parte in Italia, tra Allen Dulles, che è appunto il capo dell'OSS in Europa, e Bormann. Bormann era il segretario di Hitler, era il presidente del Partito Nazionalsocialista, ed era, molti dicono che era la vera mente del nazismo a un certo punto in poi, cioè era lui che diceva a Hitler quello che bisognava fare, non viceversa. Non c'erano solamente loro due, c'erano una serie di altri gerarchi nazisti, perché era una cosa complessa, cioè c'erano tantissime cose a cui pensare. E il principale alleato della Germania, cioè l'Italia, voleva avere la sua parte, cioè diceva: fate, scappate solamente voi, siamo pure noi. E quindi Mussolini manda un suo uomo, che era un ufficiale della Repubblica di Salò, per presiedere alle trattative e trovare, diciamo, posto anche per i fascisti. E quest'uomo è Licio Gelli. Gelli passa i successivi 2 anni a fianco di colui che avrebbe fondato la CIA e colui che sarebbe diventato il più potente direttore della CIA. Passa i successivi 2 anni con tutti i più alti gerarchi del Reich. Lui, che poi formeranno un'organizzazione che si chiama Odessa, un'organizzazione potentissima, ricchissima, che esiste ancora oggi. Il potere vero di Gelli nasce lì. Lui si trasforma da un semplice ufficiale a una persona potentissima, perché è amica di coloro che poi prenderanno il potere dopo la Seconda Guerra Mondiale. In più, lo scopo di queste trattative non è solamente la fuga. Dulles ha detto: i nostri nemici sono i sovietici. Quindi lui giustifica con i suoi superiori quello che stava facendo con quello che sarebbe accaduto dopo, dicendo: sì, però noi, una cosa è vincere la guerra, ma noi dobbiamo tenerci cari i nazisti, perché sono i più efficienti combattenti contro il comunismo. Quindi abbiamo bisogno di loro. Uno strumento che ci permetta di fare questo. E uno strumento che anche ci permetta, perché sempre americano era e diciamo, portava le cose pro domo sua, cioè voleva l'affermarsi degli Stati Uniti, uno strumento che permettesse, una volta stabilita, perché era già stata stabilita, la divisione del mondo in due, o quantomeno dell'Europa in due, quindi Occidente e Oriente, e la parte occidentale del mondo doveva essere sotto gli Stati Uniti, e ci voleva uno strumento che garantisse questa cosa. E questo strumento è stato individuato in Gladio, un'organizzazione ufficialmente serviva per, ufficialmente poi sempre tutto sotto traccia, insomma, però è stato firmato un trattato con la NATO in cui si diceva che Gladio era una sorta di resistenza partigiana in caso di invasione sovietica dell'Occidente. Questa era l'ufficiale segreta natura di Gladio. In realtà Gladio non ha fatto questo, perché l'Unione Sovietica non ha mai invaso nessuno, ma ha permesso la continuazione del dominio degli Stati Uniti sull'Occidente. Quindi quando qualcuno non voleva passare con i sovietici, ma voleva liberarsi o quantomeno emanciparsi anche leggermente da quel tipo di dominio, Gladio entrava in azione. In Italia entra in azione sempre, dagli anni 50 in poi, e Gladio entra in tutte le vicende delle stragi, dei colpi di Stato, degli assassini, del terrorismo, perfino le stragi di mafia hanno l'impronta di Gladio, e poi potrei continuare, insomma, si arriva fino ai giorni nostri. E questa cosa qui è nata
nel corso di questi colloqui che si facevano tra Bormann, perché c'era una parte, una componente nazista, una componente fascista, cioè Licio Gelli, e la componente statunitense e britannica, perché in qualche modo anche loro hanno partecipato a questa cosa. Che cosa si sa di Hitler in Argentina? Allora, è stato avvistato? No, è stato avvistato, si sa poco perché era chiuso, cioè era finito in una località, in una specie di appezzamento di terreno molto isolato su un meraviglioso lago in Patagonia, diciamo tra la Patagonia e la Cordigliera delle Ande, e quindi quando stava là dentro si sa poco, nel senso ci sono alcuni domestici di quella villa, di quel pezzamento di terreno, che hanno raccontato qualche cosa, ma nulla di più. Però lui non è che stava sempre lì, ci sono non avvistamenti, ma proprio situazioni in cui lui si è spostato perché organizzava, continuava a fare cose, perché era nata nel frattempo Odessa, che era questa sorta di emanazione del Terzo Reich, e quindi lui si spostava dentro l'Argentina, e ci sono una serie di ampie testimonianze, di racconti, della sua presenza in altre località, non senza fugaci, in alcuni posti, tipo c'è un albergo che si trova vicino Cordoba, non lontano da Buenos Aires, insomma, in una città che si chiama La Falda, Hotel Eden, un albergo frequentato da Einstein, da Hemingway, cioè frequentato da grandi personaggi. E Hitler, per esempio, soggiorna alcuni mesi in questo albergo, perché era un posto anche di... faceva bene alla salute, perché era una località di montagna, e quindi gli fa bene, perché Hitler era malato. E quindi ci sono, insomma, una serie di riscontri che non sono riscontri fugaci, ma sono riscontri molto sostanziosi. Dopodiché questi avvistamenti seri finiscono nel 47, perché dopo il 47 incomincia una sorta di caos, cioè ci sono Hitler viene avvistato ovunque, ci sono foto sue ovunque, contemporaneamente in luoghi differenti, quindi chiaramente o era morto o se era vivo si è deciso di perdere completamente le tracce, perché non c'è più nessuno di questi avvistamenti, che peraltro sono certificati ai rapporti dell'FBI e così via, seri, che possano avere un qualche valore probatorio, insomma. Secondo te, come tu prima dicevi, che ancora ci sono dei documenti che non sono stati desecretati dagli Stati Uniti, nonostante siano passati 76 anni, sì. Secondo te perché? Non so, posso solo immaginare, cioè, se dopo 76 anni vengono tenuti segreti dei documenti di una cosa che fa parte della storia, quindi non dovrebbe dar fastidio a nessuno, immagino che invece faccia fastidio, perché altrimenti non si ne capisce lo scopo. E la cosa che può dar fastidio è la rivelazione che gli Stati Uniti d'America tanto buoni non erano, non che gli altri fossero tutti dei santi, però insomma, se un paese, in quel momento il paese più potente del mondo, il campione della democrazia, in realtà ha salvato e ha in qualche modo armato e ha continuato a far operare centinaia di migliaia di nazisti, tra cui il loro capo Adolf Hitler. No, certo, questo. Quindi mi viene da pensare che magari c'è quello, cioè magari ci sono documenti relativi alle trattative tra Dulles e Bormann. Non lo so, cioè, non so cosa ci sia in quei documenti, però è già strano che ci siano documenti segreti ancora. Quindi, no, allora, rigirando la domanda, quindi tu da dove desumi che Dulles ha avuto queste trattative con Bormann? Perché ci sono, queste cose vengono raccontate dai tedeschi, vengono raccontate dagli inglesi, poi ci sono, la Svizzera era un posto dove c'erano spie di tutti i paesi, quindi spie, giornalisti e così via,
E ci sono tantissime cronache dell'epoca che raccontano di queste trattative, che raccontano ci sono testimonianze di chi ha partecipato. Molti sono stati zitti, qualcuno in giunto le cose le ha raccontate. E quindi gli storici hanno potuto ricostruire. Ci sono anche, ho detto, una parte di queste trattative si è svolta in Italia. E ci sono dei libri storici, che nessuno si è filato, però insomma, di storici italiani che sono concentrati su alcuni aspetti di queste trattative e alcuni momenti di queste trattative. Loro poi parlano, dice, si incontravano, magari non entrano nel dettaglio, però questi incontri sono stati. E poi se ne desume anche dai racconti dei giornalisti dell'epoca, c'erano alcuni che facevano benissimo il proprio lavoro. E raccontavano queste cose. Il problema non è la mancanza o meno di documenti, è che, come al solito, come poi succederà tantissime altre volte, anche nella storia recentissima, non si vanno a cercare le cose. Cioè, nel momento in cui tu stabilisci che la verità è una maniera dogmatica, non poni domande e non vai a cercare nulla. Cioè non pensi, magari andiamo a vedere se le cose stanno veramente così o se trovo qualche cosa andando a cercare. Non lo fa nessuno. Quindi potresti sbattere in faccia documenti e prove a tutti i giornalisti e verrebbero totalmente ignorate, cioè nemmeno ci farebbero caso. E questa è la cosa più triste di tutte. E questa è una cosa che si ripete continuamente Questa è una cosa che si ripete sempre. su tutte Anche le oggi si questioni. ripete la stessa cosa. Basta vedere, appunto, è stato un oggetto di un mio libro, insomma, quello che è accaduto a Wuhan. Non mi risulta che siano grandi giornali, giornalisti celebrati che siano andati, abbiamo cercato di capire da dove viene il virus e che cosa accadeva dentro quel laboratorio. Sono fregati tutti, eppure le prove non sono nemmeno complicate da rintracciare. Sì, cioè quando si impone un racconto generale, una narrazione generale, poi tutti si adeguano. Questo Purtroppo. Allora, grazie di questo racconto, di questa storia sempre incredibile, le storie che tu racconti, le tue inchieste. Posso dire come si fa a trovare il Certo. libro? I miei libri non si trovano su Amazon, non si trovano in librerie. L'unico modo per averlo è scrivermi un'email alla mia email personale, francofracassi1 a numero @gmail.com. francofracassi1@gmail.com. Poi mi scrivete e io vi spiego come si fa a comprare i libri, verranno tutti quanti spediti a casa con la dedica. In più, è importante che lo dica perché se qualcuno di voi decide di prenderlo adesso, adesso non lo troverà, perché c'è una delle possibilità è quella di poter far figurare il proprio nome nel libro. E finché c'è questa possibilità io non posso stampare i libri perché devo ovviamente, se no la gente mi chiede di figurare, poi non si trova e non può. Quindi fino al 6 gennaio ci sarà questa possibilità anche per voi se siete interessati, e dopodiché il libro verrà stampato e quindi potrà essere spedito a tutti quanti. Allora, grazie, grazie a chi ci ha seguito fino adesso. La prossima volta tornerà Franco come intervistatore, non vi preoccupate. E, volevo solo ricordarvi che Narrative si fonda sull'aiuto vostro, per cui avrete visto passare in sovrimpressione tutti i riferimenti del nostro conto, perciò vi invitiamo ad aiutarci e vi ringraziamo e ci vediamo fra 2 settimane. Grazie, grazie.